Anche Amy Schill è stato protagonista della 28ª edizione del Salone Internazionale del Libro. Ci ha parlato di Viaggio di sola andata, il suo nuovo libro sulla esperienza rap dal freestyle alla scrittura di canzoni. Nell'Arena Bookstock il rapper si è raccontato con il giornalista Gianni Poglio. Quando ho iniziato a fare gare di freestyle e a vincere, e la gente cominciava a sapere chi ero, sapevano che ero forte, quello è stato, io ho capito, ho detto ci sono. Se si trova ti voglio vedere, se trova sei tu, cioè io lo penso così. Tu ti sei sentito male io? Sì, abbastanza. Cioè se tu ascolti un bravo rapper, ti fai un'idea di lui prima di conoscerlo. Tanti dicono, no, sei finto che hai cambiato modo di fare un musica. No, è finto quello che rimane uguale tutta la vita. Perché io non voglio credere che tu a 40 anni sei uguale a quando avevi 15. Allora sei finto o hai qualche problema. Una persona che cresce cambia di conseguenza anche la musica che faccio. E ti dico, ti fanno vedere, ti cresci, ti seguono nel tuo percorso, capiscono le tue scelte. Amy Schill ha autografato le copie dei suoi libri e scattato diverse foto con i suoi giovani fan, per poi andarsene circondato da una folla di ragazzine urlanti.